E buona prima ragazzi, sono Tagrec, quando di sempre si siamo nel secondo episodio della carriera allenatore con il Torino. Allora, off camera ho modificato un po' di cose, ovvero, parlando della lista trasferimenti, ho messo sul mercato Bovo, Molinaro e Moretti, perché prendono rispettivamente 42.500, 35.500 e 30.500, quindi prendono tanto di stipendio. Adesso, quando arriva Hernandez, che è il difensore centrale della Atletico Madrid che stiamo trattando, sistemiamo un attimo la difesa. Se poi parte uno di questi e vediamo che abbiamo bisogno di un difensore, c'è comunque Maximovic che è richiamabile dal prestito. Off camera ho anche modificato la lista preferiti, ovvero ho aggiunto Svilar, poi Vellenreuter nel caso aprisse Padelli, che gli ho offerto un nuovo contratto per poi venderlo e non svenderlo. Poi ho aggiunto Sanchez, Barba che è in scadenza, anche Vellenreuter lo è. Poi De Ligt, Tuzar, Pubas, che è un centrocampista difensivo che è in scadenza, quindi se non costa troppo possiamo prenderlo al posto di Cavecci. Poi ho inserito anche Gonzales, Galdames che è in scadenza. Poi ho aggiunto anche Unas, Choupo-Moting che è in scadenza, Rog che è in scadenza. E poi ho aggiunto anche Pavon, Azmoun, Abram e Driussi che è in scadenza. Poi Isaac, Silva e basta. Anche Gervinho che è in scadenza. Non mi avete detto chi prendere tra Modeste e Pavoletti. Comunque confrontandoli è meglio Modeste, anche perché stessa età, 81 Modeste, 77 Pavoletti, io penso sia meglio Modeste. Vabbè, detto questo possiamo anche avanzare. Ok, Modeste vuole proprio 60.000 e a questo punto diamoglieli. Facciamo magari 3 anni e giocatore chiave. Diamo magari un piccolo bonus per spronarlo a fare più gol. Comunque per Kubas chiedono 6.500, che sono tanti anche perché è in scadenza, e facciamo 2.800.000 allora. Poi andiamo avanti, allora per Suso continuano con 14.500, no, perché puntiamo a Gezal che loro si ostinano con i 6.500, facciamo 3.500. Poi Hernandez ha accettato, quindi... ok, possiamo accettarlo. E abbiamo sistemato un attimo i difensori centrali. Poi Rog si è appena unito, quindi si proverà a gennaio. Driussi, che è in scadenza, voglio un 5.5. Driussi al momento è un 73. Quindi, visto che comunque non lo andremo a pagare troppo, e poi c'è comunque... non trovo Moretti. Diamo Bovo. Più 0. Anche perché Bovo è in scadenza, quindi 2.300.000 non li varrà mai. Comunque nel caso arrivasse Driussi, mando in prestito Martinez. Per Driussi l'Hamburgo sta già trattando. Vellenreuter vogliono 5.000.000. Adesso vedo Padelli, vale 5.500. Pavoletti accettato, ma preferisco far arrivare Modeste. Cavecci vogliono ancora tanto, di conseguenza andiamo su Kubas. Ok, allora prestito breve per Aieti, così lo mandiamo via. E poi quando torna lo possiamo vendere. Poi giocatore venduto a Ramu. Modest vuole semplicemente più soldi, facciamo 65.000, 15.000, cioè 15%, 2 anni giocatore chiave. Allora qua vogliono più soldi, 3.500.000. Per Gezal vogliono sempre di più, allora 4.000.000 e ce lo portiamo a casa, direi. Padelli non vuole trattare a questo punto. Buttiamolo dentro qua con Vellenreuter. Ci perdiamo un po' per quanto riguarda il valore, però l'età no. No, allora Moretti, ascolta, vattene via. Modesto accettato, di conseguenza si prende leggermente di più di Maxi Lopez. Comunque Modesto fa la differenza in campo. Allora Galdames sono 72 ed è in scadenza, e possiamo provare a comprarlo per 2.000.000, dai 2.000.000 ai 2.800.000, quindi proverò a prendere lui come centrocampista da metter lì. Poi per il Boca è ancora troppo bassa l'offerta,
Ah, Lione continua a insistere a volere più soldi, facciamo 4 e mezzo. Anche perché è in scadenza, gazzato. Allora, offerta per Martinez. Allora, Martinez può crescere ancora. Io direi che per 7 milioni può andare Martinez. Ah, sono interessati ma vogliono più soldi. 1 milione più padelli per Wellenreuther. In Bocca vogliono di più. Anche a loro 4 e mezzo. Allora, per Galdames vogliono di più. Io farò una cosa. Bovo più 0. Allora, è arrivata un'offerta per Bovo. 2 milioni e 2. Io farei 3 milioni e 2. Il Granada arriva a 3 milioni e 7 per Martinez. Facciamo 6 milioni. Poi, allora, qua hanno accettato sia il Boca che lo Schalke. Proviamo a fare questo contratto a Wellenreuther. Poi al Boca, allora Cubas, proviamo a far così. No dai, lasciamogli quanto prendeva lui, 4 anni e qua però stressi per il turnover. Però passare dal Boca al Torino c'è differenza. 5 milioni, ultima chiamata per Ghezzal, altrimenti provo qualcun altro. E qua hanno accettato 4 milioni più Molinaro per Cavici. La Lazio arriva fino a 2,6 per Bovo. Aspetta un attimo perché non so da chi ce l'ho dentro. Qua sono interessati a Bovo, però farei allora 2 milioni e mezzo qua, senza Bovo, e accetterei invece, qua aspettate che c'è, Ghezzal se ne sta andando, allora qua accettiamo assolutamente. Qua trattativa interrotta, quindi andiamo a trovare, qua vogliono tutti più soldi, allora andiamo a trovare un'altra alla destra. A Wellenreuther offriamo così, a Kovacs per forza 20 e a Cavici 20. Adesso devo andare a trovare un'ala destra, visto che non arriva più Ghezzal. Si può provare a prendere Pavon, 4 milioni per lui. Perché il suo uso costa fin troppo. Mi piacerebbe portarlo, però non saprei chi dare al Milan per Suso. Qua arrivano fino a 4-2. Ah, aspettate un attimo che vedo se c'è qualche attaccante. Allora, ci sarebbe André Silva che non è male. Volendo si potrebbe prendere in prestito. Inizio a fare un'offerta da 8 milioni e mezzo come il prezzo del suo cartellino. Di conseguenza, allora, per Martinez proverei a tirarla fino a 4 e mezzo. Tanto sono 300.000 in più al massimo la ribattono a 4,2. Allora, abbiamo venduto Bovo, ok. Per Galdames 2 milioni e 6. Peccato che non si possa fare che si prende ma lo si lascia lì in prestito come capita nella realtà. Facciamo 18.000 qua per Wellenreuther. Per Pavon, qua vogliono sempre 7 milioni, facciamo 5. Qua allora io arriverei fino alla vigilia della partita contro Novara che è il 12. Aspettate. André Silva lo dobbiamo prendere assolutamente. Qua facciamo così. Non so se arriverà o no. Ho tirato troppo la corda con Martinez. E qui allora ci portiamo a casa Cavici, poi Kubas. Invece Martinez lo manderei in prestito, così sale, quantomeno spero salga. E ci prendiamo anche i 26.000 e mezzo di stipendio che prende. E vediamo di portarci a casa André Silva, che è ricercato da tutti, André Silva. Galdames al momento aspetto, preferisco portare a casa André Silva, se ce la faccio. Qua hanno accettato tutti, un attimo. Non sta capendo più niente della situazione di André Silva e non arriva con... Non arriva. Non è arrivato André Silva. Però sono arrivati. Allora, cioè, deve arrivare Pavon, che gli facciamo il contratto come vuole lui. Poi Wellenreuther è arrivato come secondo. In questo modo siamo riusciti ad abbassare anche gli stipendi dei giocatori che abbiamo. Quindi abbiamo già fatto un ottimo risultato. Per Galdames aspettiamo un attimo. Poi allora non so bene la situazione in attacco, ovvero abbiamo solo 3 attaccanti al momento. Di conseguenza non saprei chi prendere se mando in prestito Martinez. Quindi lo tolgo dal prestito immediatamente e lo teniamo lì anche perché è veloce. Comunque, ultimo giorno, poi concludiamo qui. Non si festeggia niente e vediamo quanto è di festeggiare con l'arrivo di Pavon. No, nemmeno qui.
Allora, contro Novara siamo in casa. L'ho detto che in Coppa Italia se non erano partite importanti le simulavo, contro Novara ce la possiamo fare benissimo. Gioca la squadra titolare e vediamo come va a finire 2-0 gol di Baselli e Falché. Adesso vediamo se arriva Pavon anche per concludere al meglio. Esatto, è arrivato Pavon. Ci rimangono 3 milioni e 170 mila di stipendio. Ok, possiamo lavorare ancora sul mercato, casomai. Adesso vediamo un attimo la situazione generale, la guardo io off camera e vedo se c'è qualche punto da migliorare, vado con quei soldi lì, la miglioro. Quindi ragazzi, l'episodio è terminato qui. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto scendete il pollice in su, se non siete ancora iscritti al canale, commentate, condividete, noi ci andiamo al nuovissimo video e non me la se lei è bella regà.